riflessione sulle procedure della scienza, un altro significato è storia della scienza. Per esempio, nella letteratura di lingua inglese, un libro di epistemologia può essere un libro di storia della scienza. Dalla Francia a un certo momento è venuta l'indicazione ad abbandonare completamente l'uso del termine epistemologia, e questo per la convinzione che non sia possibile una filosofia della scienza. Il problema è enorme perché la possibilità o meno di una filosofia della scienza significa la possibilità o meno di unificare l'universo delle scienze e di unificarlo anche con i problemi etico-politici. Quindi la possibilità o meno di ricostruire una visione unitaria del mondo che non abbia però carattere speculativo, metafisico, ma che sia legata alle scienze, ma che tuttavia abbia questa capacità di unificazione. Questo, la possibilità o meno di questo è oggetto di disputa da decenni e decenni, diciamo dalla fine dell'Ottocento, dico, questo è un tema centrale. E che è anche un aspetto dell'estraniazione, perché è chiaro che se non fosse possibile ricostruire una visione unitaria del mondo, allora in realtà noi saremmo abbandonati in un mondo non più controllabile, in buona sostanza. Bueno. Mi scusi, visto che mi ha accennato adesso, qual è questo filone di studi francesi che ha fatto questa critica al termine epistemologia? In Francia succede che a un certo punto, adesso mi esprimo in maniera rozza ovviamente, a un certo punto lo strutturalismo viene scoperto, no, come la visione unificante. E allora si parla dello strutturalismo nell'antropologia, nella linguistica, nella fisica, nella politica, eccetera, 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 no? Vengono pubblicati libri seri in cui si spiega che struttura ha significati diversi in ognuno di questi ambiti, per cui parlare di strutturalismo non significa nulla. Però la moda impone questa centralità dello strutturalismo, in particolare dello strutturalismo linguistico, e allora tutto diventa linguaggio, eccetera, eccetera. E si elabora una visione generale della scienza su base strutturalistica. A questo, verso la fine degli anni 60, inizio degli anni 70, corrisponde un processo, diciamo, di reazione in vari ambiti. Per esempio, in ambito marxista, Althusser scriverà un'autocritica, dicendo: anch'io ho usato il termine epistemologia, non va usato. Su questa scia, no, questo dell'Althusser è uno degli episodi, voglio dire, su questa scia di reazione al dominio, all'imperialismo dello strutturalismo, vengono fuori varie posizioni, dalle posizioni, diciamo, postmoderne, alle diverse varianti di razionalismo, ma anche a posizioni che tornano invece su posizioni più classiche, intorno appunto alla concezione della scienza e della sua storia, perché in Francia esiste anche una tradizione molto importante, seria, di riflessione epistemologica, per esempio. Per cui, che so, dico, uno può parlare di Derrida, può parlare di Guattari, può parlare certamente di Althusser, però le cose più serie sono proprio un numero piuttosto forte di autori, in particolare dedicati a problemi di storia della scienza. Che ripeto, qui c'è in realtà c'è una tradizione molto importante in Francia in questo senso, no? Ovviamente sono gli autori che non sono mai diventati di moda, questo è chiaro, però insomma, che so, in Italia fu pubblicata quella storia della filosofia a cura di Châtelet da Rizzoni, no? E lì ci sono alcuni saggi che sono buoni, alcuni saggi che sono seri, fatti seriamente.
Sicuro? No, qualche giorno fa sentivo la televisione che hanno dato a Piero Angela un premio perché ha detto che lui ha spiegato cose difficili in linguaggio facile. Allora questo mi ha fatto proprio ridere perché vedendo quanto è difficile invece. Però pone pure un altro, pone questo benedetto problema della divulgazione. Quello che ti ha posto tempo fa mia moglie, dice perché quando parla lei non si capisce niente, non parla pure per gli ignoranti. Allora questo qua sono questi gradi del linguaggio, purtroppo uno non può partire, uno parte per studiare la matematica dalle quattro operazioni, che certo all'epoca da antichi romani le quattro operazioni le sapevano fare solo i grandi matematici, perché con le lettere a fare operazioni con le lettere era una cosetta un po' complicata. E poi questa faccenda poi riporta pure al fatto che tu dici oggi c'è la matematizzazione del linguaggio, quindi il linguaggio della scienza è un linguaggio che si avvicina alla matematica. Quindi c'è il pericolo che si abbandoni l'esperienza quotidiana e quindi poi è facile però prendere pure il cucciolo per lanterne, quando tu ti abbandoni, ti allontani dall'esperienza. Tu hai citato in questo scritto qua, in questo libro, hai citato i fabbricanti d'orologi, che da lì sono partite importanti teorie scientifiche. Quindi il fatto che tu citi mentre prima nel sistema aristotelico diceva tu percepisci la cosa con gli occhi della mente, ora questo però comporta pure che tu facevi solo una descrizione della cosa e non ne capivi. Per esempio i cataloghi dell'Inneo che dicevano ci stanno 3.000 piante, poi ne ha... No, come? Loro catalogavano tutto quanto, poi dopo si è arrivata la teoria dell'evoluzione, perché vedendo tutta questa enorme specie, questo enorme numero di specie, si è cominciato a costruire una teoria che dava una spiegazione a tutte queste specie qua. Vabbè, io così adesso mai contesti, però oddio, a me no, sembra, è, sembra certo, che così certo, no, se... non è dubbio, è ovvio, l'ho detto prima, non è dubbio che la matematizzazione dell'esperienza consente sviluppi conoscitivi e scientifici enormi, no? Non si torna indietro da questo, appunto non c'è il problema di riscoprire il campicello, eccetera, no? Il problema sarà quello di come si può andare oltre, ancora più avanti, ma in maniera tale da poter recuperare il controllo su questo. Per esempio, un modo è possibile costruire una concezione unitaria che mi dia la possibilità di coordinare le varie attività scientifiche, queste attività scientifiche con l'esperienza morale, politica, sociale? Primo. Secondo, è chiaro che mi dia, che vuol dire quel mi dia? È evidente che in un mondo come il nostro, si dice interconnesso, no? Non è solo il